Europa. Beh, dunque, intanto notiamo una cosa, che a parte le due coalizioni, cioè quella di Bersani e quella di Berlusconi, tutti quanti gli altri sono contrari all'Eurozona, quindi qualche ragione per questa così trasversale e diffusa ostilità all'Eurozona evidentemente ci deve Beh, lo diceva essere. infatti, lo sottolineava Crosetto, qua non si tratta di destra, sinistra, centro, ma sono insomma... Sì, però Crosetto mi scuserà, ma lui non lo potrebbe dire perché si trova comunque in una coalizione che ha sottoscritto tutto, anche l'ultimo trattato di stabilità, il MES e quant'altro. Quindi chi Sai è come, nella sai, coalizione con Berlusconi di Europa, sai per possiamo dare il serietà, diritto di non replica? No, 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 dovrebbe dico, lui il sa diritto come, di replica lui Crosetto. sa come ho votato io su Fiscal Compact e Sì, io so MES. come ha votato la Lega quando ho fatto il parlamentare europeo sul trattato di Lisbona, so come avete votato voi del PDL sul trattato di Lisbona, lo sappiamo tutti e chiunque se lo può andare a verificare in internet. Fatto Veniamo ad sta, oggi. vi prego di non interrompermi, però, fatto sta che l'Unione Europea, così come è stata delineata, è stata sostenuta ed è sostenuta dai grandi, cosiddetti grandi, la coalizione che sostiene Bersani e la coalizione che sostiene Berlusconi. Ora io, riprendendo un lavoro non nostro, ma di un giornalista, Paolo Barnard, del giornalista di Report, ha fatto fare un lavoro a alcuni studiosi internazionali e ha pubblicato uno studio in cui descrive punto punto cosa fare se usciamo dall'Europa, dall'Unione Europea, soprattutto se usciamo dall'Eurozona, quali sono i vantaggi, quali sono gli svantaggi e, visto il tempo che ho, non posso certo qui illustrarlo. Dico solo una cosa, che l'Italia, quando è entrata in Europa nel 2000, era il primo paese produttore da un punto di vista industriale dell'Eurozona. E la Germania era la penultima, o l'ultima o la penultima. Oggi, a 12 anni di distanza, si è esattamente invertito. Questo è un dato inconfutabile che vi prego di verificare. Siamo schiacciati completamente da un debito pubblico eccessivo che è diventato eccessivo perché lo abbiamo convertito in una valuta straniera. E questo ci ha tolto praticamente tutto. Il modo pedissequo di inseguire l'Eurozona ci ha fatto rinunciare praticamente ai nostri valori costituzionali, perché abbiamo perso la sovranità monetaria e la sovranità politica. E mi chiedo se quella denuncia che l'avvocatessa Mura presentò nei confronti di Napolitano abbia, anche da questo punto, per violazione della Costituzione, abbia i suoi fondamenti. Io credo di sì. E dico che abbiamo perso questa sovranità con la complicità di chi oggi si ricandida ed è, diciamo, ancora favorevole a continuare su questo percorso. Mi posso concludere con una Sì, la citazione, invito sempre non soltanto a mia, guardare del sul premio timer Nobel che il per tempo l'economia. La scorre. cito alla lettera. Del premio Nobel per l'economia Paul Krugman, che afferma: adottando l'euro, l'Italia si è ridotta allo stato di una nazione del terzo mondo che deve prendere in prestito una moneta straniera con tutti i danni che ciò implica. Grazie.